l'ospedale Campostaggio è inaugurata, la centrale operativa territoriale della zona Alta Valdelsa. Pinacoteca di Siena, protagonisti gli studenti del liceo artistico con le opere ispirate alla mostra di Duccio. Siena, mister Magrini annuncia mancano solo alcuni dettagli per il rinnovo. Emma Villas Siena, Porto Viro, domani per centrare la finale. Tutto questo e molto altro ancora all'interno del nostro TG. Buonasera dalla redazione di Radio Siena TV, nuovo appuntamento con l'informazione locale. È stata inaugurata all'ospedale di Campostaggia la centrale operativa territoriale della zona Alta Valdelsa, una struttura organizzativa che ha l'obiettivo di coordinare i servizi del territorio assicurando una sinergia fra rete di emergenza-urgenza, l'ospedale e i servizi territoriali e domiciliari. Il servizio. Inaugurata all'ospedale di Campostaggia la centrale operativa territoriale della zona Alta Valdelsa, una struttura organizzativa che ha l'obiettivo di coordinare i servizi del territorio assicurando una stretta sinergia fra rete di emergenza-urgenza, ospedale e servizi territoriali e domiciliari. La presa in carico della persona viene così gestita tra i servizi e professionisti sanitari coinvolti nei diversi percorsi assistenziali. La cifra dell'investimento da fondi PNRR è di circa 270.000 euro. Stiamo in questo momento facendo partire numerose COT, centrali operative territoriali in tutta la Toscana, nell'area vasta sud-est e oggi anche a Poggibonsi. È un passaggio importante perché le centrali operative territoriali, diciamo, che possono sembrare qualcosa di un po' nebuloso, diciamo, di difficile comprensione anche per il cittadino rispetto alla funzione che svolgono e svolgeranno nei prossimi mesi e nei prossimi anni, sono invece un tassello fondamentale per il nuovo modello di assistenza territoriale. Cioè, da queste centrali si gestiranno i percorsi di presa in cura dei pazienti. Non solo nella relazione ospedale-territorio, nella gestione delle dimissioni, nella gestione anche di quelle prestazioni post-dimissione che il paziente una volta uscito dall'ospedale magari doveva avere per un certo periodo di tempo a domicilio, cosa che già in Toscana si faceva ormai da diversi anni. Ma ora questi percorsi saranno gestiti anche per quanto riguarda i pazienti con patologie croniche, con condizioni di particolare fragilità, saranno gestiti da questa centrale anche nel passaggio tra i diversi attori del territorio, nella relazione tra la medicina generale e gli infermieri di comunità, nella relazione con gli specialisti, insomma, e anche tenendo conto di una forte integrazione con il sociale. Perché molto spesso a un bisogno di servizi sanitari si associa anche un bisogno di natura sociale e viceversa, e quindi questo tema dell'integrazione in qualche modo è un elemento che sarà ulteriormente sviluppato, perché bisogna coordinarsi sempre più nel costruire appunto percorsi integrati e continuativi che accompagnino i pazienti, diciamo, nei diversi passaggi, diciamo, che caratterizzano appunto la presa in cura, la tutela della salute e la risposta a bisogni di natura sociale. E restiamo a parlare dell'ospedale di Campostaggia, perché ieri è stato inaugurato anche il murale, un'opera dello street artist siciliano Ligama. Tante mani enormi rivolte verso gli altri, questa è l'immagine che caratterizza i grandi gesti, il nuovo murale posto nell'ingresso principale dell'ospedale di Campostaggia. L'opera dell'artista siciliano Ligama nasce nell'ambito del progetto Arte che cura, realizzato in collaborazione con il Lions Club Valdelsa, e da questo finanziato murale di 87 metri quadri si pone come obiettivo quello di trasformare la parete dell'ingresso di un ospedale in un'opera d'arte. Il significato è trasformare una parete bianca, fredda, che spesso è associata a un ospedale e quindi impersonale, a un'opera d'arte che invece determini calore, affettività, positività, trasformi un passaggio attraverso l'ospedale di un paziente vulnerabile in una sorta di accompagnamento verso il percorso di cura che a quel punto potrebbe essere affrontato con maggior serenità da parte del paziente. Questo tra l'altro ce lo dimostrano degli studi scientifici a livello internazionale. La stessa Organizzazione della Sanità Mondiale ha detto che ha affermato che l'impatto dell'arte è fondamentale nel processo della malattia,
tant'è che si ha proprio un aumento della resilienza e dell'adattamento del paziente alla sua malattia. Alla Pinacoteca di Siena protagonisti gli studenti del liceo artistico con le opere ispirate alla mostra di Duccio di Buoninsegna. Il servizio. Da martedì 16 aprile a venerdì 19 aprile alla Pinacoteca Nazionale di Siena saranno protagonisti i giovani studenti del liceo artistico Duccio di Buoninsegna di Siena. L'Associazione Amici della Pinacoteca Nazionale di Siena, la Pinacoteca Nazionale di Siena e il liceo artistico, con il sostegno del nuovo socio sostenitore Ruffoli Art Store, hanno infatti indetto un concorso d'arte rivolto agli studenti del liceo artistico dal titolo Duccio per Siena, 20 anni dopo. Il contest vuole ricordare la ricorrenza di 20 anni dell'importante mostra senese Duccio alle origini della pittura senese, che ha sancito un punto fondamentale per gli studi dell'arte di Duccio e vide proprio il liceo artistico senese partecipare a questo evento con l'organizzazione a livello nazionale di un concorso di idee per la realizzazione di un manifesto, una traccia di questa mostra al momento rimasta unica non solo nel panorama senese, la si può ancora ammirare anche all'interno dell'istituto stesso in uno dei corridoi. Gli studenti che hanno partecipato al concorso si sono adoperati con la massima libertà espressiva nella creazione di lavori tesi a riprodurre, rileggere e reinterpretare le opere del grande pittore senese. I 12 migliori lavori saranno poi esposti in Pinacoteca dal 16 al 19 aprile e sottoposti a votazione aperta a tutti i visitatori del museo. Gli studenti delle classi del triennio dell'Istituto Marconi di Siena hanno incontrato lo scrittore Alberto Prunetti, autore del libro Amianto, una storia operaia, che racconta la storia di tanti uomini e donne che hanno perso la vita lavorando. Lorenzo Agnelli. Nuovo appuntamento con la rassegna culturale Caselli Incontra, che da anni coinvolge gli studenti degli istituti Caselli e Marconi in percorsi di lettura, di indirizzo e di narrativa contemporanea, consentendo loro di incontrare direttamente scrittori e autori letterari. Protagonista dell'ultimo incontro è stato lo scrittore maremmano Alberto Prunetti, considerato il pioniere e punto di riferimento della letteratura working class, che con il suo romanzo Amianto, una storia operaia, ha dato voce alle storie di tante vite di uomini e donne che la vita l'hanno persa lavorando. Una storia che spezza il cuore, che gli studenti del triennio dell'Istituto Marconi di Siena hanno potuto approfondire durante l'incontro che si è svolto nell'Aula Magna Gabriella Pozzolini. I ragazzi li ho visti molto attenti, hanno fatto anche alcune domande allo scrittore e quindi questa è una delle tante iniziative che abbiamo fatto quest'anno e che continueremo a fare. È la prima in questo ambiente, in questa campagna, che interviewaremo la professoressa Gabriella Pozzolini, che è stata l'anima, il cuore per tanti anni vicepresidente, è stato ragazzi come una mamma e quindi ci è sembrato giusto intitolare a lei questo ambiente che stamani ha visto il primo evento della sua storia. Purtroppo quella descritta nel libro non è una storia di fantasia, ma al contrario ricostruisce la vita lavorativa di Renato, padre dello scrittore Alberto e operaio morto a causa del continuo contatto con l'amianto. In questo periodo da un lato abbiamo continue notizie di cronaca che per fortuna riescono a raggiungere il livello della cronaca, perché in realtà sono episodi che succedono continuamente ma che spesso non rompono nemmeno il muro, diciamo, della cronaca locale. Che hanno a che fare con un continuo operaicidio, vorrei usare questa parola forse un po' strana, forse un neologismo, almeno in italiano, cioè una strage di operai, a volte sono molto giovani, a volte sono molto anziani, di solito sono maschi ma non sempre, spesso a volte sono anche donne. A base di tutte queste ragioni diverse c'è una ragione a monte, che è il profitto, e perché questo profitto finisce nelle mani di pochi. È assurdo che ci siano persone, è orribile, è disumano, ci sono persone che riescono a prendere il lavoro per far studiare i propri figli, per dargli un futuro diverso, per pagarsi un mutuo, per avere un tetto sulla testa, per curare i propri genitori che non tornano la sera a casa. È opportuno anche fare non solo consapevolezza, ma fare pressione perché cambino le leggi sul lavoro che rendono possibile, nel nome della produttività a tutti i costi, che siano sacrificate le vite dei primi produttori, che sono i lavoratori e le lavoratrici. Passiamo adesso al Palio. La Tartuca ha ospitato ieri il banchetto annuale Tanti Presenti, si inizia così a respirare aria di Palio e sentiamo le parole del presidente del Comitato Amici del Palio, Emiliano Muzzi. Banchetto annuale del Comitato Amici del Palio, che come sempre festeggiano tutti insieme, qualcosa di importante che è il Palio, che è il filo conduttore che anima il comitato ormai da sempre. È il filo conduttore, ma non è sempre solo il Palio, ma anche tutta la vita oltre ad Aioli.
Oggi proprio ci si riunisce nel nostro tradizionale banchetto, nella contrada Tartu, e ci fa molto piacere che ci ospita. Saremo un buon numero di ex componenti, anche attuali componenti. È una cosa meravigliosa perché ci si riunisce e fra tutti si parla tra di noi, siamo tra amici, tra senesi e contradettori. Come sempre però ci sono anche degli ospiti che invitate sempre al banchetto. Sì, ci sono gli ospiti, sono i nostri collaboratori che tutto l'anno ci aiutano nei nostri progetti, nei nostri eventi. In particolare il progetto delle scuole ormai è 10 anni, quest'anno finisce 10 anni, quindi che andiamo nelle scuole di Siena e provincia, dove portiamo come sempre l'argomento a Siena e le contrade. Si è tenuta questa mattina in Piazza Duomo a Siena una manifestazione a sostegno di Israele a 6 mesi dagli attacchi militari di Hamas del 7 ottobre. Si sono radunate nel cuore della città circa 20 di persone per sostenere la comunità israeliana. Per noi c'era Lorenzo Agnelli. Stella di David, stella di libertà. E questo è il nome dell'iniziativa a cui ha aderito l'associazione Libdem, organizzata dalla comunità israeliana di Siena questa mattina in Piazza Duomo. Una manifestazione per sostenere la comunità israeliana e che cade a 6 mesi da quel 7 ottobre 2023 che ha segnato una pagina terribile di storia con i massacri delle donne israeliane da parte dell'organizzazione terroristica di Hamas. Si sono radunati al sit-in il presidente dell'Unione Giovani Ebrei d'Italia, David Fiorentini, l'attivista radicale Giulia Simi e 20 di manifestanti che hanno voluto far sapere di essere dalla parte di Israele. Siamo qui oggi per divulgare il messaggio e per sostenere Israele, quello che sta succedendo adesso. Tutti parlano della guerra, tutti sono... Noi sentiamo anche quando siamo qui che Israele è sempre accusato, attaccato, non divulgano la verità. Tutte le notizie, anche quello che potete guardare adesso, dovrete sempre capire quali sono i fonti, sempre vedere se cosa è vero, cosa non è vero, quali sono le bugie, perché le notizie sono, sempre mostrano tutto di parte. La cosa importante oggi è spiegare che noi non siamo in guerra contro Gaza, non siamo in guerra contro il popolo palestinese. Israele sta combattendo contro Hamas. Anche Siena doveva ricordare il massacro delle donne israeliane. Non bisogna dimenticare questo, perché bisogna ricordarsi che Israele può fare degli errori, ma è una democrazia. Hamas è un'associazione a delinquere terroristica. Se vogliamo la democrazia in Palestina, bisogna far fuori Hamas dalla Gaza. Questo è fondamentale. Come tutte le democrazie, Israele può commettere errori, ma resta pur sempre una democrazia. Questo è il messaggio che arriva dall'iniziativa insieme alla ferma denuncia dei terroristi di Hamas. Quello che però fa riflettere è quanto sia efficace e corretto il modo di agire del governo israeliano guidato da Benjamin Netanyahu a Gaza contro la popolazione civile palestinese. Io non giustifico la guerra, mai. Non posso dire che quello che... Il modo in cui colpiscono la gente oppure il numero di vittime è giusto, non si può dire, è una cosa brutta, è una cosa bruttissima. La guerra non sarebbe mai giustificata, per niente, per la tua domanda, ma dobbiamo finire il più presto questa minaccia di Hamas per tutte e due parti. Spostiamoci adesso alla Val d'Orcia, torna la Tuscany Crossing, la specialità di corsa che ogni anno attraversa la Val d'Orcia, appuntamento tra venerdì e sabato per le gare podistiche a Passo Slow che si immergono nello strepitoso paesaggio patrimonio UNESCO. Lorenzo Agnelli. Non solo una gara podistica, ma anche camminate in uno dei luoghi più suggestivi della Toscana. Torna in Val d'Orcia la Tuscany Crossing, che si correrà in una non-stop dal crepuscolo di venerdì 19 a sabato 20 aprile. La Tuscany Crossing è una specialità di corsa che si svolge in un ambiente naturale che permette di vivere il contesto ambientale, storico, enogastronomico e sociale della Val d'Orcia, toccandone i punti più iconici, da Bagno Vignoni ai cipressi di San Quirico d'Orcia fino ai vigneti del Brunello di Montalcino, passando da fortezze, abbazie e borghi medievali. Questa 11ª edizione è stata presentata nelle sale del Consiglio regionale, dove sono intervenuti il presidente e il vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e Stefano Scaramelli. Una manifestazione unica, la Val d'Orcia è una delle
terre più belle della nostra regione, un luogo unico, incantevole, che questa manifestazione rende ancora più bello. Turisti, cittadini, podisti da tutto il mondo avranno la possibilità di conoscere quanta bellezza c'è in quel territorio. È un modo per aprirsi al mondo. La Val d'Orcia è un patrimonio dell'UNESCO, è un territorio fantastico. Attraversarla mediante una gara podistica e nel stesso tempo camminare, attraversare, vedere i borghi, vedere il paesaggio è una grande opportunità. È un motivo per questo il Consiglio regionale della Toscana lo ha sostenuto, sostiene questa iniziativa, sostiene l'associazionismo che promuove il territorio e fa dello sport un valore anche identitario, culturale, per promuovere il nostro territorio nel mondo. Ce n'è per tutti i gusti, dalle gare podistiche non stop come quella delle 100 miglia e quelle dei 103 e 53 chilometri, fino ai cammini a passo lento come la 14 chilometri, accessibile a tutti, anche ai meno allenati. Tocchiamo tutti i punti più iconici della Val d'Orcia: Bagno Vignoni, Madonna Vitaleta, i famosi cipressi, la Valle del Gladiatore, tutto il bello che c'è nella Val d'Orcia, e per questo insomma i concorrenti apprezzano, oltre al fatto della fatica fisica a vedere, cioè a fare la gara, apprezzano molto il paesaggio. Infatti da quest'anno abbiamo introdotto anche le camminate, proprio per dar modo ancora di più a chi lo vuol vivere in maniera anche più lenta, non proprio competitiva, ma far vedere proprio il territorio. Adesso lo sport, il calcio, il Siena. Mister Magrini alla vigilia della 32esima giornata del campionato di eccellenza, che vedrà il Siena affrontare la Castiglionese. Ha detto che mancano solo alcuni dettagli per il rinnovo, perché a Siena si è trovato bene sotto tutti i punti di vista. Ma restando a parlare del campionato di eccellenza, passando al Mazzola, sentiamo le parole del mister Stefano Argilli alla vigilia del match di domani contro la Nuova Foiano. La pausa è stata lunga, ci ha permesso di lavorare, abbiamo lavorato bene, però come sempre accade dopo una lunga pausa non sai che condizioni ritrovi. Ritroviamo sicuramente un clima diverso, fondamentale sarà la condizione fisica. Penso abbiamo fatto tutto il necessario per recuperare qualche giocatore infortunato, rimetterci un po' a posto, e poi sarà poi solo il campo a determinare a che punto siamo. Sicuramente da grande volontà quella ce la metteremo tutta, perché come detto più volte anche in queste ultime interviste, vogliamo finire bene il campionato, vogliamo toglierci soddisfazioni, darle ai nostri dirigenti, tifosi, amici, parenti, quelli che ci stanno vicino, perché insomma abbiamo lavorato forte, duro, abbiamo fatto bene fino adesso e vogliamo concludere ancora meglio. Non tutti hanno recuperato al 100%, verranno comunque in panchina quelli che insomma hanno magari pochi allenamenti sulle spalle, però poi saranno pronti magari a giocare qualche minuto, aiutare la squadra. Penso che appunto con questo caldo anche previsto domenica sia necessaria forza fresca per i 90 minuti. Noi adesso abbiamo recuperato appunto tanti ragazzi e possiamo permetterci sempre cambi di qualità per tutta l'intera partita. Vogliamo vincere la partita di domenica, vogliamo assolutamente fare quello e tenere aperte tutte le possibilità che ci dà il calendario, e quello è il nostro obiettivo finale, tenere sempre tutto aperto possibilmente fino all'ultima partita. Ancora eccellenza, l'Asta lancia la sfida allo Scandicci, sfida quasi proibitiva, ma la squadra di Bartoli ha vissuto questa settimana di avvicinamento all'impegno con la giusta dose di entusiasmo dopo la vittoria dello scorso weekend contro il Pontassieve. Si arriva abbastanza bene dopo una buona settimana, anche grazie all'entusiasmo che ci ha dato, come dicevi, la vittoria di domenica. Però sicuramente sappiamo e rispettiamo il valore dell'avversario di domenica prossima, della giornata successiva. Acciacchi, qualche infortunio? Sì, qualcosa sì. Purtroppo domenica abbiamo perso Ceccatelli dopo appena mezz'ora e non so se lo recupereremo nelle prossime giornate. Ancora out di Renzone. Mentre la notizia positiva è che ieri ha ricominciato ad allenarsi Gabriele Mazza. Sullo Scandicci cosa si può dire? Sicuramente i punti già dicono la sua, una delle squadre che gioca un migliore calcio,
soprattutto in casa, oltre a qualità mette anche tanti gol. L'ho vista prima della sosta contro la Siena Longhese e mi hanno impressionato. Meno 3 alla fine, adesso avevamo parlato di pressione la scorsa volta, chiaramente ogni giornata che passa la pressione aumenta. Sì, la pressione aumenta perché poi, come avevo detto la settimana scorsa o domenica a fine partita, insomma, che si chiami Scandicci, Pontassieve, Rondinella, noi fanno comodo punti. Ora, quindi è normale che ci sia un po' di pressione nella squadra, in società, perché l'obiettivo è ancora non tanto vicino, quindi c'è bisogno almeno di 6 punti. Adesso il volley, poche ore di riposo per la Emma Villas Siena, domani i ragazzi di coach Gianluca Graziosi tornano in campo per gara 2 di semifinale in trasferta contro Portoviro, gara decisiva per ottenere il pass per la finale di promozione. Lorenzo Agnelli. La seconda tappa del viaggio verso la finale promozione passa da Portoviro per la Emma Villas Siena, chiamata a scendere nuovamente in campo domani sera per gara 2 di semifinale. Dopo la vittoria casalinga centrata a seguito del convincente 3-1 di giovedì sera, sarà infatti il Tireflex del palazzetto dello sport di Portoviro a regalare ai bianco-blu, in caso di vittoria, il biglietto per la finalissima senza passare dall'eventuale bella. I ragazzi di Graziosi hanno confermato, pur cedendo nel terzo set, il loro ottimo stato di forma, soprattutto tra le mura amiche del Palaestra. Abbiamo affrontato la partita con il giusto piglio, sappiamo e sapevamo che comunque sono finali playoff, quindi le squadre che sono arrivate dove siamo noi sono tutte squadre competitive che danno il meglio di sé sul parquet. Abbiamo affrontato bene la partita di andata, secondo me, giocando bene subito il primo set, imponendo il nostro gioco e poi riuscendo, diciamo, anche a gestire in parte la partita. La Emma Villas alla sua quarta partecipazione nella storia alle semifinali per la corsa verso la promozione in Superlega si troverà di fronte a una Portoviro non disposta a fare da vittima sacrificale e che proverà in tutti i modi ad accaparrarsi la seconda battaglia per poi giocarsi il tutto per tutto in gara 3 a Siena mercoledì 17 aprile alle ore 20:30. I senesi, guidati dal capitan Bonami, dal canto loro dovranno sfruttare l'occasione per capitalizzare in trasferta il primo match ball a disposizione per approdare in finale senza passare dall'eventuale bella, sfruttando così i giorni in più a disposizione per ricaricare le batterie e presentarsi con la massima energia all'appuntamento che più conta del campionato. Dovremo, secondo me, essere bravi a resettare gara 1, a non pensare magari di essere già più avanti degli altri, anche se in realtà lo siamo. Dobbiamo giocare con la solita tranquillità e con la solita carica agonistica che ci ha contraddistinto in queste partite. Se siamo bravi a resettare, a ripartire subito capo a cassetta, come si dice da noi, riusciamo a fare bene, ne sono certo, nonostante appunto il valore degli avversari che non si nasconde. Però siamo riusciti a imbrigliarli bene con il nostro gioco durante gara 1. Però ripeto, non dobbiamo pensare a quello, ma affrontare una nuova partita, a valutare bene le situazioni di campo, a reagire alle eventuali soluzioni che Portoviro potrà mettere in campo per cercare di metterci in difficoltà. Ed era questa la nostra ultima notizia. Vi ricordo che a seguire torna una nuova puntata di 7 giorni, mentre l'informazione locale tornerà come di consueto domani a partire dalle 20:30. Grazie per essere stati in nostra compagnia.